Oggi consegniamo la struttura del SEDI per l'accoglienza. Abbiamo verificato che questo spazio dei SEDI sarà utilizzato prevalentemente dai COBAS, ma non solo, perché abbiamo avuto anche qualche altro arrivo ieri sera di ospiti stranieri. C'è una tensostruttura che abbiamo creato nel piazzale che può ospitare fino a 500 ospiti con sacco a pelo. Inoltre c'è a disposizione una palestra con altri 250-300 posti al coperto con sacchi a pelo, più un centro di accoglienza dotato di telefono e collegato con modem e rete internet per le eventuali prenotazioni dell'ultimo momento. Lo spazio qui intorno è uno spazio che è stato destinato per ospiti che verranno con le tende e quindi è destinato a campeggio. Naturalmente la zona è servita con docce, con servizi igienici e con naturalmente i bidoni della spazzatura e quant'altro. Abbiamo messo a disposizione le strutture che sembravano più idonee, perché credo che sia davvero un dovere da parte di tutte le istituzioni operare per una buona accoglienza, che stemperi gli animi, che non complichi la vita a nessuno. Noi siamo interessati ad un G8, che possibilmente non veda un vertice, un controvertice. Ci piacerebbe poter segnalare una partecipazione di molti per un vertice che si svolge per alcuni dentro Palazzo Ducale, per molti fuori, ma che nasce dalle stesse domande, dalle stesse esigenze, a cui si possono dare risposte anche diverse, ma sapendo gli uni e gli altri che è un processo con il quale niente può essere più come prima.